Sala dei congressi all'Eur, fine gennaio 1960. Si apre il nono congresso del Partito Comunista Italiano. 2.030.000 iscritti ne fanno il più forte del mondo occidentale. Arrivano i delegati degli altri partiti comunisti, francesi, cecoslovacchi, polacchi, cinesi. La delegazione sovietica presieduta da Suslov. Sono presenti comunisti venuti fin qui dai paesi più remoti. L'avvenimento è di portata internazionale. Ma i veri protagonisti sono i delegati eletti in tutta Italia nelle assemblee precongressuali. Come si erano svolte quelle assemblee? Facciamo un passo indietro. Portiamoci nel vivo del lavoro che aveva preceduto il congresso. Una paziente tessitura di discussioni alla base aveva preparato le giornate dell'Euro. Sono state 40.000 riunioni di cellule, sezioni, federazioni. 200.000 persone, fra cui moltissime donne, vi hanno preso la parola. E questo con una indipendenza di giudizio, in un clima di democrazia che nessun altro partito italiano può vantare. I nostri avversari, hanno detto alcuni oratori in queste assemblee, ci aspettavano al varco delle elezioni politiche del 58. Ricordate quei momenti di attesa febbrile? Lo spoglio di quella pioggia di schede fu emozionante. Quale risultato sarebbe schizzato fuori dalla scatola a sorpresa? Ecco Tambroni, allora ministro dell'Interno, mentre legge le cifre definitive. Bersaglio mancato. La presenza attiva dei comunisti ha evitato all'Italia di cadere nel trabocchetto democristiano che mirava alla maggioranza assoluta. Nel tracciare le linee della battaglia, il gruppo dirigente comunista, che qui vediamo in una riunione del Comitato Centrale, aveva dunque visto giusto. Crollano così le profezie dell'anticomunismo su una crisi del partito. Nel 58, infatti, i comunisti rasentano i 7 milioni di voti, i socialisti i 4 milioni. Un italiano su tre ha votato per la falce e martello. Dall'ottavo congresso che si tenne 3 anni fa, è stata fatta molta strada. 3 anni fa la pace era in pericolo. Autunno 56, allarme aereo, squillano le sirene. Il loro suono che era sepolto nei nostri incubi di un tempo si ridesta, torna a lacerare i cieli e la coscienza del mondo. Gli anglo-francesi invadono una fascia di territorio egiziano. Canale di Suez, arteria di traffici pacifici, si muta in un cimitero di carene. Sbarco americano nel Libano. Sotto l'uniforme sono contadini del Texas, negozianti di Brooklyn. Fino a ieri non avevano neanche sentito parlare del Libano, se non sulla Bibbia paterna. Anni fa, eppure sembrano 30. La storia ha voltato pagina in fretta. Un super reattore Tupolev depone Khrushchev in territorio statunitense. I politici occidentali si decidono a scoprire la distensione dopo che i comunisti l'avevano offerta invano per 10 anni. Hanno l'aria di sollevare il coperchio di una pentola sospetta e di trovarci dentro al posto del veleno un buon minestrone forestiero. La conferenza al vertice è già nell'aria. Fra gli autori del miracolo c'è anche questa pallottolina d'argento che Khrushchev dona ad Eisenhower.
è un ritratto in miniatura dello Sputnik numero 1, padre di tutti gli esploratori dello spazio, che il paese del socialismo ha spedito con la propria firma in giro per l'universo. In giro intorno al nostro globo, coperto già per un terzo da un potente sistema di paesi socialisti. Gira, gira, gli Sputnik hanno fatto girare anche più di una testa. Ma gli scienziati sovietici dai grattacieli moscoviti elaborano nuove vittorie. E la Terra spara via il LUNIC, il primo fotoreporter dei cieli. Ma non solo per i progressi scientifici e la forza del sistema socialista la storia ha potuto voltare pagina. È l'ora delle grandi lotte dei popoli coloniali per l'indipendenza. L'Algeria ne è l'esempio più vicino a noi, ma la ribellione divampa in tutte le regioni coloniali, nel Kenya, nel Congo, nel Sudafrica, dovunque poggi il tallone imperialista. Scene come queste sono prenotate per l'archivio della storia. Prima o poi vi saranno rinchiuse per sempre. È l'ora dell'emancipazione anche per i popoli sottosviluppati. Cuba. La riscossa di Fidel Castro apre nuove speranze a un paese che si ribella all'oppressione. Per i cubani la libertà porta il numero 26. È il 26 luglio 56 quando un peschereccio recò all'isola il segnale di insurrezione. Oggi a L'Avana non si chiede che di costruire in pace. Pure in Italia ci si batte per la pace, lo sanno anche i muri. Il battistrada del riavvicinamento fra i blocchi mondiali fu Mikoyan, con il suo viaggio negli Stati Uniti. Il suo fare semplice fu una rivelazione. Gli americani si accorsero che il diavolo sovietico, se davvero era un diavolo, almeno non portava la coda. Tutt'al più la barba. Siamo al Soviet Supremo. Nikita Khrushchev illustra e discute i piani della più grandiosa campagna di pace che si ricordi in tutti questi anni. Milioni di uomini sono smobilitati nell'Unione Sovietica. In breve sarà raggiunto con il piano settennale il livello economico degli Stati Uniti. Ed ecco i primi risultati di queste iniziative comuniste. L'aristocratica figura del primo ministro inglese Macmillan sbarca nella capitale rossa. Khrushchev a Berlino per una giusta soluzione del problema della capitale tedesca, punto chiave della distensione in Europa. Il suo uditorio non sembra disapprovare. Sala delle Nazioni Unite a New York. Ancora Khrushchev, mentre lancia il suo radicale piano di disarmo universale, che spinge il mondo intero a rafforzare le sue speranze nell'imminente conferenza al vertice. Anche al nostro paese si offre la possibilità di contribuire all'ondata della distensione. Benvenuto a Mosca. Parole cordiali risuonano intorno al presidente Gronchi, primo capo di Stato italiano in visita nel paese del socialismo. Un presidente cattolico che attraversa le vie festanti della capitale rossa. Ecco un incontro che fino a 2 anni prima nessuno avrebbe osato sognare. Trovato tutto un popolo impegnato in un immenso sforzo di edificazione e di pace, dichiarerà Gronchi. Si respira aria nuova. Ma Pella mette i bastoni tra le ruote.
L'allora ministro degli esteri è ancorato all'atlantismo oltranzista, ai fautori del riarmo. Primo fra tutti Adenauer, che già allora lavorava intensamente per far fallire la conferenza al vertice. E la Francia? Ora X a Reagan, nel deserto libico. Scoppiano una dopo l'altra le atomiche ritardatarie di De Gaulle. Fantasma bianco minaccia ancora, a 16 anni da Hiroshima, la salute di tutti i bimbi del mondo. Ma le esplosioni atomiche non bastano per chi cerca di seminare ostacoli sul cammino della pace. Seguendo quella che da anni lo spionaggio statunitense chiama la rotta del lattaio, un aereo militare americano, l'U-2, parte dalla base turca di Adana, si porta sul Pakistan e di qui inizia il sorvolo dell'Unione Sovietica, obiettivo Murmansk. Ma nel cielo di Sverdlov, dopo 2000 km di volo, l'U-2 viene abbattuto dalle batterie di missili. Non tutte le ciambelle riescono col buco. Khrushchev, al Soviet Supremo, rivela che il pilota è vivo e che ha confessato di aver sorvolato l'URSS per fotografarne gli obiettivi militari, che è stato trovato in possesso di valuta russa e di armi. Il ministro degli esteri americano risponde cinicamente che il suo paese ha diritto allo spionaggio, a violare i cieli e il suolo dell'Unione Sovietica. L'U-2 ha fallito l'obiettivo sovietico, ma ha colpito le speranze che i popoli avevano riposto nel vertice. Tutto il mondo civile condanna la posizione americana, primi fra tutti alcuni dei maggiori uomini politici statunitensi. Stevenson respinge l'appello al patriottismo con cui si vuol far tacere le critiche ad Eisenhower. Kennedy dice che avrebbe espresso il suo rincrescimento a Khrushchev anziché insistere nell'errore, mentre Montgomery dichiara la colpa è di Eisenhower e Pearson, ex ministro degli esteri canadese, ribadisce le pesanti responsabilità dell'America. E l'Italia? L'Italia ufficiale, quella del governo della Democrazia Cristiana, non trova una parola di condanna per i voli spia. Fa sue le posizioni degli oltranzisti, si appresta a installare nuove basi per missili sul nostro territorio, mentre in altre parti del mondo i popoli si ribellano e spazzano via i governi fantocci che avevano trasformato i loro paesi in basi avanzate dell'imperialismo aggressivo. Nella Corea del Sud il governo dittatoriale di Syngman Rhee viene travolto dall'insurrezione. In Turchia l'atlantista Menderes è travolto dall'esplosione della collera popolare. I cadaveri degli studenti ritrovati nei frigoriferi del mattatoio gettano un'ombra di tragico ridicolo sulla patente di democrazia e di libertà che Segni e Pella avevano prodigato al dittatore turco. In Giappone milioni di cittadini si battono per impedire la firma del trattato militare che vincolerebbe il paese al carro degli imperialisti americani. Di nutrimento, di lavoro, di scuole l'Italia ha bisogno, non di armi. Abbiamo ripreso queste scene nel meridione, solo pochi giorni fa. Potrebbero avere 200 anni. Niente è cambiato da allora. Mancano alloggi decenti. In Italia 3 case su 4 non hanno bagno né doccia. 1 su 5 non ha gabinetto. Le malattie minano l'infanzia. Le statistiche ci parlano di 6 neonati su 100 che muoiono per insufficiente nutrizione o mancanza di igiene. Una grotta a Scicli, in Sicilia. Ci abitano in 8. La disoccupazione palese, ha ricordato Togliatti al congresso, è rimasta fino al settembre 59 al livello medio di 1.900.000 unità. La degradazione non si ferma al sud. 12 alluvioni rischiano di mutare il Polesine in una terra di nessuno e ne mettono a nudo le miserie. Ogni nuova pioggia fa tremare gli abitanti del delta. E pazienza se piovesse solo acqua. Piovono anche cambiali in protesto, piovono i fallimenti. Sotto la stretta dei monopoli il disagio si estende. Pubblica istruzione. Scuola elementare in un paese meridionale. In certe zone gli analfabeti sono il 45%. Anche le università sono in crisi e scienziati come il fisico nucleare Emilio Segre preferiscono trasferirsi all'estero. Barletta. Crolla un palazzo nuovo mal costruito. I parenti delle vittime maledicono la corruzione dilagante. E all'altro polo,
due immagini nazionali, Giuffrè, amor sacro, e La dolce vita, amor profano. Si è parlato di un miracolo italiano, ma sono isole di prosperità dove sempre più pesante si fa il dominio del monopolio mentre si aggravano i vecchi problemi del paese. Crisi del paese, crisi nel partito dominante. Al congresso di Firenze la Democrazia Cristiana si dibatte in un vicolo cieco. Come fare una politica sociale se si pretende di rappresentare insieme capitalisti e braccianti, monopoli e sfruttati? Ecco perché hanno fatto fallimento uno dopo l'altro tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Zoli. Fanfani. Segni. E ci ritroviamo ora con un governo Tambroni appoggiato dai fascisti. Eppure c'è un'altra Italia, una più grande Italia di cui si deve tener conto. È quella che vediamo raccolta all'altare della patria a Roma durante la celebrazione unitaria della Resistenza. Qui i fascisti non sono che degli intrusi, dei disturbatori di cui ci si sbarazza senza cerimonia. Firenze. Gli operai occupano la Galileo per difendere questo importante fulcro dell'economia cittadina. Lavoratori e ceti medi soffocano, mentre i monopoli si tagliano la fetta più grossa nell'aumento del reddito nazionale. Questi sono gli elementi che il nono congresso comunista ha posto in rilievo, sottolineando l'importanza delle lotte sostenute. Lo sciopero dei marittimi fu il momento più spettacolare della battaglia. Torre del Greco. I nostri operatori arrivano subito dopo gli scontri fra marittimi e polizia e sulla città grava ancora un'atmosfera da stato d'assedio. Dopo i marittimi e i bancari. Il ceto medio si fa più combattivo. Le agitazioni non hanno tregua. Il MEC aggrava la crisi nelle campagne. 2 milioni di contadini sono cacciati dalla terra e si battono per il diritto alla vita. Chiede la fine del medioevale dazio sul vino. Nelle città depresse, Fabriano, Civitavecchia, Sulmona e 100 altre, la lotta contro la crisi ha evidenza drammatica. Anche le donne partecipano con energia per raggiungere la parità salariale, l'eguaglianza dei diritti, un posto nuovo nella vita sociale. In tutte queste azioni, in questi anni indimenticabili di lotte, comunisti e socialisti si sono battuti raccogliendo intorno a loro adesioni sempre più vaste di lavoratori. Elezioni in Val d'Aosta, vittoria delle sinistre alleate con gli autonomisti cattolici e con la parte sana del Partito Socialdemocratico. Elezioni in Sicilia, ne scaturisce un successo delle forze autonomiste e il governo di Milazzo. Esso cadrà sotto la pressione e l'intrigo dei monopoli e dei clericali, ma il valore della battaglia unitaria e autonomista non andrà perduto. Il Partito Comunista raccoglie questa vasta esperienza di lotte e traccia con chiarezza al nono congresso la via da percorrere. Lotta ai monopoli per il lavoro, lo sviluppo economico, le riforme di struttura, la terra a chi la lavora. Applicazione della Costituzione, attuazione delle regioni, riforma della scuola. Riecheggiano le conclusioni di Togliatti. Sono aperti i problemi politici davanti all'opinione pubblica, davanti ai partiti. Problemi politici che qui noi abbiamo affrontato, dibattuto liberamente e che domani saranno dibattuti anche in altre sedi. Noi abbiamo qui seriamente lavorato affinché il nostro partito possa dare un effettivo grande contributo allo sviluppo della nuova maggioranza che si sta formando nel paese e alla affermazione di questa nuova maggioranza come inizio di una trasformazione di indirizzi nella direzione economica e politica italiana.
per una nuova maggioranza democratica che apra al paese la via del progresso, per portare avanti la distensione, per la pace e l'amicizia con tutti i popoli, rafforzate il Partito Comunista Italiano. Per avanzare sulla via italiana al socialismo, iscrivetevi al Partito Comunista Italiano.